Il nuovo battesimo è l'immersione nel mare di Dio. Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino». Gesù cominciò a predicare lo stesso annuncio: «Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino». Tutti i profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, nel regno dei cieli, che è un mondo nuovo intessuto di rapporti buoni e felici. Ne percepiscono il respiro vicino. È possibile, è ormai iniziato. Su quel sogno ci chiedono di osare la vita, ed è la conversione. Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutta la parola più calda di speranza è l'aggettivo vicino. Dio è vicino, è qui. Prima buona notizia. Il grande pellegrino ha camminato, ha consumato distanza, è vicinissimo a te. E se anche tu ti troverai ai piedi di un muro o di un orlo, sull'orlo di un baratro, allora ricorda: o quanti cercate, siate sereni, egli per noi non verrà mai meno, e lui stesso varcherà l'abisso. Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente. Parola di Isaia. Uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, per una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Il regno dei cieli e la terra come Dio la sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa. Il sogno di Dio è più vero della realtà. È il nostro futuro che ci porta, la forza che fa partire. Gesù è l'incarnazione di un Dio che si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore, un respiro. Infatti vi battezzerà nello Spirito Santo, vi immergerà dentro il mare di Dio. Sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio in ogni vostra fibra. Convertitevi, ossia osate la vita, mettetela in cammino, e non per eseguire un comando, ma per una bellezza, non per una imposizione da fuori, ma per una seduzione. Ciò che converte il freddo in calore non è un ordine dall'alto, ma la vicinanza del fuoco. Ciò che toglie le ombre dal cuore non è un obbligo o un divieto, ma una lampada che si accende, un raggio, una stella, uno sguardo. Convertitevi, giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Conversione, non comando, ma opportunità. Cambiate lo sguardo con cui vedete gli uomini e le cose. Cambiate strada. Sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono 100 fratelli e alberi fecondi e miele. Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che fa male all'uomo, scegliere sempre l'umano contro il disumano, come fa Gesù. Per lui l'unico peccato è il disamore, non la trasgressione di una o molte regole, ma il trasgredire un sogno, il sogno grande di Dio per noi.